Luigi Gigino Salvati, patron dell'azienda conserviera sanseverinese Fontanella, a Fontana e Formil. E anche già presidente dell'ANICAV, un'associazione per le conserve alimentari. Le nuove frontiere dell'innovazione tecnologica. Pomodori, oro rosso del sud. Sempre più risorsa, no agli scarti. Dai semi alle bucce si ricavano importanti sostanze di riciclo e di green economy. Oli, farine con luteina, prodotti per cosmesi. Vuole illustrarci tali esempi di avanzata tecnologia? Sì, questo progetto, diciamo, si prefiggeva tre obiettivi. Quello di contenitori in aggiunta al tradizionale contenitore di banda stagnata. Quello dell'utilizzazione dei semi e bucci di pomodoro, diciamo, che impropriamente sono scarti, e poi quello di fare della ricerca su diverse varietà di pomodorini. Devo dire che sono abbastanza orgoglioso oggi, perché i contenitori innovativi li abbiamo costruiti con tanti sacrifici. La varietà di pomodorini, su 10 che siamo partiti, siamo arrivati a 2 varietà di pomodorini, il mascalzone e il pomodoro giallo, dove hanno delle varietà organolettiche che sono particolari, che poi illustreremo nel corso del progetto, perché non voglio anticipare quello che ci sta. E poi abbiamo utilizzato la separazione di bucce e seme, dove dalle bucce abbiamo ottenuto, grazie all'Università di Salerno, la luteina, e dai seme abbiamo ottenuto olio sia per uso alimentare che uso biocarburante. Abbiamo già fatto le prove di questo. È importante dunque tale progetto anche in simbiosi con una partnership ideale con l'Università di Salerno? Certo, abbiamo fatto questo progetto in uno all'Università di Salerno, l'Università di Reggio Calabria, la stazione sperimentale soggetto capofila e 4 aziende del comparto alimentare, la Pomiglia, la Salvati, la De Clemente e la Pancrazio. Ci illustra brevemente i nuovi ritrovati appunto nel campo dell'alimentazione, cioè i nuovi ibridi? I nuovi ibridi ce ne stanno e ce ne stanno tanti, però ognuno ha le sue peculiarità e ha le sue difficoltà, vuoi per resa, vuoi per mantenimento all'atmosfera, eccetera. Però chiaramente siamo in una fase molto avanzata, perché sicuramente il mondo della ricerca e, perché no, la comunità europea, con il sostegno che ci dà sui contributi, sulla innovazione, sulla ricerca e quant'altro, se utilizzati bene sicuramente i risultati si possono avere, come abbiamo visto con il nostro progetto. Un'occhiata all'Expo? L'Expo è una cosa importante, perché si parla di alimentazione, si parla sicuramente del Made in Italy. Ritengo che sicuramente sarà un grosso successo per l'Italia e per il mondo intero. Il dottor Carmine Landi, cardiologo di Mercato San Severino e fautore della provincia cardioprotetta. Una domanda anche per lui. Secondo lei è importante che sostanze nutritizie come licopene, vitamine, altre sostanze nutritizie possono entrare meglio a far parte dell'alimentazione secondo i dettami della dieta mediterranea? Certamente, come forma di prevenzione hanno delle sostanze che sono antiossidanti e sono molto importanti nella prevenzione di tutte le malattie cardiocircolatorie. Prevengono anche l'invecchiamento, quindi sono delle sostanze utilissime che, non sta a me dirlo, ormai sono divulgate su tutto il territorio internazionale. La dieta mediterranea ormai ha preso il sopravvento un po' su tutte le diete a livello internazionale, quindi sono delle sostanze da utilizzare come prevenzione e come, diciamo, come cura proprio. Più o meno quali dosi, quante volte al giorno si deve mangiare pomodoro oppure altri derivati agricoli? In pratica i prodotti vegetali, quindi le verdure, andrebbero mangiate almeno 2 volte al giorno. È una forma di prevenzione a pranzo e a cena. E in molte diete addirittura si iniziano con le verdure e poi si passa magari alla pasta o a qualche altro secondo, diciamo. Secondo lei è importante e necessario coniugare gusto a dieta, gusto a corretta alimentazione? Assolutamente, l'alimentazione è uno stile di vita, oggi non si può prescindere da una corretta alimentazione per prevenire le malattie, quindi diciamo che quello che si mangia caratterizza, diciamo, il soggetto. E per quanto riguarda la Terra dei Fuochi, i prodotti della Terra dei Fuochi? Ma sotto questo aspetto siamo protetti dal momento che abbiamo il nostro sindaco, che è assessore, che si è prodigato tantissimo per questa Terra dei Fuochi. Tutti i lavori che sono stati fatti in questi 5 anni sono stati proprio orientati per la prevenzione delle sostanze tossiche che sono state introdotte in questi terreni senza alcuna logica. Per cui il sindaco, come assessore, si è impegnato tantissimo per
lo smaltimento dei rifiuti per evitare che queste sostanze tossiche venissero, diciamo, depositate in questi terreni. Siamo riusciti con un grosso sforzo dell'assessorato veramente a fare un lavoro grossissimo per la prevenzione, diciamo, di queste sostanze tossiche nei terreni di queste cosiddette terre dei fuochi, che probabilmente inizieranno a risplendere, visto che nel passato si è proprio fatto di tutto in quei territori. Professor Sicari, dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, secondo lei è stata importante questa partnership riguardo la collaborazione tra la vostra università e invece i prodotti del territorio campano? Sì, sicuramente è stata un'attività importante e fondamentale appunto nel caratterizzare gli scarti di lavorazione appunto del pomodoro, perché come più che scarti oggi questi devono essere considerati come una risorsa. Infatti noi ci siamo occupati principalmente della caratterizzazione chimica e dell'estrazione di biomolecole dagli scarti di lavorazione, in particolare le bucce, ma anche la valorizzazione e la caratterizzazione dell'olio di semi di pomodoro, sia al fine di ottenere un prodotto come biocombustibile, che caratterizzare appunto l'olio di semi di pomodoro per un suo possibile utilizzo nella cosmesi. Quindi le nuove frontiere avanguardistiche della scienza? Sicuramente la valorizzazione di scarti diventa un importante traguardo, soprattutto in questo caso, nel caso appunto del pomodoro, che in una superficie così vasta gli scarti di lavorazione possono diventare una risorsa così importante. L'ultima domanda, praticamente com'è stato lavorare a fianco dell'Università di Salerno? Con l'Università di Salerno esiste già una collaborazione da tantissimi anni, collaborazione sicuramente proficua, quindi è stata una continuazione, una cosa molto naturale, quindi è sicuramente ottima. Quindi ci vediamo alla fine della ricerca, diciamo, per altre tecnologie avanzate? Sì, sicuramente il progetto sta andando a termine, ma la ricerca su questa matrice, sugli scarti di lavorazione del pomodoro, non finisce sicuramente qui. Siamo in work progress su questa tematica, quindi ci incontreremo sicuramente più avanti. Professoressa Marisa Di Matteo, del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di Salerno, secondo lei quale risvolto occupazionale potrebbe esserci, ricavarsi da questa nuova frontiera tecnologica, da questa ricerca? Allora, diciamo che per quanto riguardano le possibilità di utilizzo non soltanto di contenitori biopolimeri e diciamo per la conservabilità, la conservabilità del prodotto, ci sta anche il risvolto degli scarti. Gli scarti finora sono stati un costo per le aziende, ma con questa ricerca e con quello che si sta mettendo in campo potranno essere un valido supporto per le aziende. Perché? Perché ci sono molti risvolti tecnologici. Noi abbiamo estratto la luteina, quindi un prodotto molto ricercato non soltanto dall'industria cosmetica ma anche dall'industria farmaceutica. Abbiamo ancora potuto estrarre dalle bucce della cellulosa microcristallina, anch'esso ha una buona applicazione in campo alimentare, farmaceutico, cosmetico. Diciamo che gli operatori del settore potrebbero avvalersi di questi risultati, insieme all'olio che è stato estratto dagli altri colleghi. Ci potrebbero essere dei risvolti economici molto interessanti, quindi non fissarsi
solo sulla materia prima, la trasformazione eccetera, che diciamo già un ottimo risultato qui in Campania, utilizzare dei contenitori innovativi anche per poter esplorare dei mercati nuovi, ma anche utilizzare gli scarti e quindi avere una filiera completa.